video, oggi realizzeremo insieme un layout formato all'incirca A4 utilizzando appunto questo blocco dell'Artesa che è bocciatissimo per acquerellare, però per spruzzare sopra, per essere utilizzato con le maschere va benissimo. Per questo progetto io utilizzo le maschere, quelle autunnali della Tommy Design, che come vi avevo già spiegato per il quadrettino ho sempre utilizzato la colla riposizionabile che è comodissima per fare questi lavori. Utilizzo la stessa tipologia di colori di ink, quindi il senape, il giallo caldo, il rosso, il foresta. E dopo utilizzo i brilli gel perché, come vi avevo anticipato nell'altro video, ho pensato che la parte dove erano contenute le maschere che crea appunto l'ingombro della maschera potesse essere utilizzato come maschera appunto in questo caso per permettermi di passare i brilli gel su ad esempio la foglia d'acero, sulla zucca senza sporcare intorno perché essendo veramente molto sottili in alcuni punti è quasi impossibile riuscire, o perlomeno per me è quasi impossibile, poi indubbiamente c'è chi è più preciso di me, più perfetto, e quindi riesce magari anche senza utilizzare mascherature a passare i brilli gel, io di sicuro no, già faccio danni così, figuriamoci. Ignorate il fatto che mi ci vuole una vita per posizionare le maschere, ma diciamo che tutta la notte, perché sono andata a letto pensando che volevo realizzare un layout anche se non ho le foto, quindi il progetto io non so se quando metterò sul progetto avrò le foto, ma ho dei seri dubbi. Non avevo le foto, quindi ho creato il layout, ho creato la mattatura per la foto, mi sono segnata le misure delle fotografie e le metterò quando le ho, perché mettere dal fotocaso non mi andava. Io qua sono partita direttamente con il rosso e dopo ho utilizzato il giallo caldo per fare la parte delle zucche, perché giustamente è vero che la zucca è verde, però far tutto verde non mi sembrava il caso. Comunque noi l'idea della zucca alla fine ce l'abbiamo rossa, arancione, quella un po' tipo che si usano a livello decorativo, perché perlomeno da me c'è solo la zucca verde con la buccia verde da mangiare, quindi ho utilizzato questi colori e come vedete questo è il famoso tool costosissimo che utilizzo per togliere il colore di troppo. Come vedete utilizzo la parte che ho ottenuto della plancettina dove erano contenute le maschere e in questo caso sono andata a passare lo zucca, che era il colore ideale sicuramente per fare questa tipologia di progetto, e come vedete vi permette di riuscire a lavorare meglio. Bisogna stare attenti perché si potrebbe rischiare di andare sotto la maschera, però essendo che è incollata si ovvia anche a questo problema, quindi diciamo che è veramente ottimo e si ottiene comunque un lavoro molto carino e abbastanza ben definito. Quindi io ho deciso di rischiare e dare dei punti di luce perché se non ci sono i glitter non è da me. Quindi adesso lo vedete così perché, come vi ho già detto più volte, i brilli gel sono mischiati con il gel opaco che fino che non asciuga è bianco, quindi è lattiginoso, quindi voi vedete comunque una pasta molto lattiginosa e non vi rendete conto del colore reale che ha una volta asciugato il prodotto. Anche per la seconda zucca ho utilizzato la stessa tecnica e come vedete il risultato è veramente molto carino. Lo zucca era un colore che all'inizio non ero sicura di comprare, è uscito con la seconda release dei brilli gel. Alla fine avevo deciso di prendere tutti i colori perché diciamo che non sono una maniaca del rosso, dell'arancione. Vedete degli attimi di mia assenza perché vado a ripulire gli stencil, mi raccomando, perché se si asciugano i brilli dopo li buttate via direttamente, quindi voi vedete degli attimi brevi, ma perché io sono stata via in realtà tantissimo, solo che il video giustamente è velocizzato. Ho fatto la stessa cosa sulla foglia d'acero e questo appunto mi permette la lavorazione. In questo caso ho usato lo scarabeo, che è uno forse dei colori più fuorvianti di tutti vedendolo nel barattolo, perché è un colore quasi indefinito
In realtà è un colore molto particolare, ma comunque è un verde scuro, un verde foresta, adatto sicuramente per il periodo autunnale e per andare a ricreare una tipologia di foglia di questo colore. Devo dire che è veramente molto carino. Quindi prima vado a togliere la parte della plancetta e come vedete poi tolgo la maschera e si ottiene una definizione veramente molto carina. Continuo a dire carino, sì. È vero, lo ammetto. In questo caso, comunque, anche qua ho utilizzato. Diciamo che invece per fare le altre foglie sono andata a rischio perché comunque ci vuole un attimino di tempo perché asciughino i brilli, anche perché vengono messi con una certa consistenza. Quindi diciamo che qui ecco, ho fatto quel lavoro che vi dicevo che ti viene un esaurimento perché devi stare attento a non strabordare troppo. Diciamo che se c'è un minimo di Brillo Gel fuori si riesce anche a togliere, basta che non ce ne sia una quintalata. E tutto sommato non mi è andata così male, vedrete che comunque il risultato è discreto, insomma, era un esperimento e devo dire che mi piace molto comunque come è uscito l'idea. Era carino anche l'idea magari di fare un ibrido, quindi fare una parte con il Brillo Gel di un colore, magari aspettare che si asciugasse e poi fare l'altra parte. Magari con lo zucca per dare un po' l'idea dell'autunno, però comunque ero curiosa di provare lo scarabeo e quindi ho fatto così, ho utilizzato questi due colori e queste sono le foglie che ho fatto. Mi sarebbe piaciuto fare anche quelle della zucca, sinceramente, però non volevo andare a dare troppa pesantezza al lavoro e ci tenevo che si vedessero che comunque erano maschere, non erano stencil, anche come lavoro in questo modo. Era, mi piaceva di più, insomma, come vedete con la spatolina pulita sto togliendo quei residui un po' qua e là che mi erano rimasti di Brillo Gel perché non avendo mascherato il lavoro si sbava per forza perché è troppo sottile. Dopodiché ho fatto la stessa cosa con le nostre ghiande. Anche qua, in questo caso però ho utilizzato la plancettina. Diciamo perché comunque era un po' troppo, cioè sarebbe stato troppo rischioso, quindi sono andata leggermente ad asciugare il Brillo Gel in modo da non creare proprio una schifezza disumana andando a rovinare tutto il mio lavoro, perché voi contate che io ho iniziato la domenica e ho fatto la targhettina, poi da lì è iniziato a venirmi l'idea che volevo fare un layout, quindi mi sono svegliata la mattina e sono andata a fare come una matta questo perché ce l'avevo in mente. Quindi ho fatto la stessa cosa, in questo caso sto usando il polvere di fata, che mi sembrava che comunque si sposasse bene nel contesto, comunque andava bene perché il polvere di fata è una sorta di oro abbastanza chiaro, una via di mezzo, mi piace molto e poi anche per le ghiande non lo trovavo così malvagio come colore, anche perché comunque io il bronzo, l'oro, l'argento non l'avevo acquistato della prima release, io ho solo alcuni colori. E come vedete anche qua, una volta tolto la maschera, si ha questo effetto. E devo dire che comunque questi punti luce rendono comunque il layout, diciamo, tutto sommato interessante per quello che è comunque il lavoro. E mi sono divertita. Mi è venuta l'idea ieri, mentre che stavo poi pulendo tutto, che effettivamente è vero, sono maschere, però essendo che la Tommy Design ce li fornisce in questo supporto. Io ho detto, secondo me, forse è fatto anche apposta per poter utilizzare maschere di questo tipo anche come una sorta di stencil. E quindi da lì mi è venuta l'idea e ci tenevo a provarla. Quindi diciamo che è stato più un prove su strada per vedere se potevo riuscire ad utilizzare i Brilli Gel sulle maschere. Volevo prepararmi già prima il foglio da mattare, però siccome che quando si vanno a utilizzare degli ink non si sa esattamente quale tonalità dopo viene fuori, ho preferito aspettare. Contate che io ho preso una misura per fare due fotografie, una verticale e una orizzontale, partendo dal presupposto che le foto fossero 7,5 per 10, no, 7 per 10,5, quindi io ho fatto
una mattatura di un centimetro in più per lato, quindi ho fatto un 8 x 11,5 e le ho posizionate. Io ho sondato gli angoli perché quando riesco o quando mi ricordo, perché delle volte lo vedo dopo, gli angoli tondi mi piacciono molto. E in questo caso ho deciso di fare la stessa cosa anche sul layout perché mi sembrava più rifinito, essendo appunto che le fotografie avevano appunto questa tipologia di forma. Poi credo che andrò anche a fare lo stesso lavoro sulle fotografie. Io al momento del layout non ho foto autunnali, anche perché sinceramente ci sono ancora 25 gradi il pomeriggio, di autunno c'è ben poco. Quindi per me l'autunno mi dà l'idea anche di una persona vestita in maniera autunnale, non che esce ancora con la canottiera. E quindi le ho preparate così. Infatti mio marito, quando è andato a vedere il lavoro, mi dice: scusa, ma perché ci sono due cartoline gialle? Gli ho detto: no, quelle sono solo le basi delle fotografie, quando poi avrò le fotografie da mettere le andrò comunque a posizionare, ma di fatto il lavoro è già finito. Ho voluto completare il tutto con le scritte, sono sempre le scritte della linea Betty, che non si trova più, anche perché io non troverò di sicuro più per vari motivi, oltre perché non le fanno più, perché da me hanno chiuso tutti i Casa Shop, perlomeno vicino a casa mia, a Brescia, non so se ce ne sono altre aperti. In compenso abbiamo Teddy, quindi magari più avanti troverò anche delle scritte di questo tipo. Se vi ricordate, le avevo trovate a 25 centesimi, quindi qua ho deciso di mettere questa scritta che mi ispirava molto, quindi l'ho posizionata lì, creando un contrasto anche se non troppo forte. Io spero che il layout di prova vi sia piaciuto, in questo modo avete visto anche come potete utilizzare le maschere della Tommy Design insieme ai brilli, che è una cosa sempre carina. Se non volete utilizzare i brilli, potete usare comunque anche i distress ed è sempre molto comodo. Spero che il video vi sia piaciuto, vi faccio un grande saluto, baci a tutti, alla prossima!